Buongiorno, buongiorno qui amici di Voce di Napoli. Qui abbiamo Maui, colui il quale intona i cori qui allo stadio di Carciata, al campo di Carciato. Allora, ultima novità, non è più possibile fare i video per noi tifosi al campo durante l'allenamento. Mi viene da ridere che nel 2017 succede una cosa del genere. Io posso anche capire da tifoso del Napoli, drogato del Napoli, che il mister Sarri non vuole fare queste cose perché sono degli schemi, delle cose particolari, e poteva dire, se lo facesse, lo faceva lui, appunto un comunicato del genere, io lo accettavo proprio e mi mettevo sugli attenti. Visto che l'ha fatto un rappresentante di Maro, non so se è un dirigente, un assessore, tutto, lo accetto pure da persona educata che sono, però non la condivido, perché è assurdo che come si fa a controllare tanta gente che vuole mandare una foto, la foto si può fare, dice un video a Napoli, per esempio, a un genitore che per esempio non può venire, un fratello che sta c'ha un handicap, per esempio, una cosa del genere. Una cosa bella non si può far condividere. Ma lei, lei sa se esistono proprio delle vere e proprie forme di controllo, cioè ci sono persone che insomma stanno controllando che effettivamente ogni singolo tifoso non faccia riprese? La cosa assurda è quella proprio di stamattina. Qui sembra di stare, non so se potete riprendere un attimo, ma sul limite del, appunto sulla linea di bordo campo, ci sono degli steward che controllano da lontano con tutte le cuffiette, sembra di stare in un lager. Non hanno i fucili, perché secondo me se avessero i fucili il primo che alza il telefonino lo può anche sparare. Una cosa assurda. E tra di noi cammina la security, come in effetti stanno cercando. Una signora spaventata vicino a me ha detto: ma c'è qualche attentato, c'è qualche cosa, c'è qualche bomba. Ho rincuorato la signora, ho detto: no signora, non si preoccupi, è semplicemente in effetti un controllo che stanno facendo, perché in effetti... Ma una cosa, volevo sapere, è stata formulata una norma, suppongo, in ragione di questo divieto? Mi dica lei. Io non lo so, io so soltanto che già ieri pomeriggio è stato il problema, perché hanno ripreso la partita, 5 minuti, 10 minuti, e dice che non si poteva fare. E stava scritto anche sul biglietto, io non so, il biglietto io non l'ho comprato, ma non è che l'ho avuto in omaggio. Sia ben chiaro, sono andato sulla collinetta perché si vedeva meglio e poi stavo vicino alla mia gente. E niente, se dice che addirittura sul biglietto stava scritto che non si potevano fare le riprese. Io ripeto, se me lo dice mister Sarri, il mago Sarri, io sono disposto a fare tutto da tifoso, malato e drogato del Napoli. Se me lo dice chiunque, vorrei sapere, vorrei una risposta da un avvocato, vorrei capire in effetti se c'è una norma, c'è una legge che si può fare una cosa del genere. Penso una cosa assurda. Io se ero gli altri tifosi, mezza giornata ci dovevamo alzare e andare qui fuori. Poi andavamo nell'albergo, facevo vedere che domani mattina venivano tutti gli albergatori, pure il sindaco, a metterci il tappeto rosso per ritornare al campo, perché noi penso che portiamo anche dei soldini, perché non veniamo gratis e cacciamo tanti soldini. Comunque, a parte queste polemiche, io dico sempre tutti uniti, forza Napoli. Presidente, vedi tu, io non so, ho fatto questo appello, sarà pure sbagliato, non lo so, ma io per l'amore della mia gente, per il rispetto della mia gente, andrò sempre avanti per la mia strada. Grazie Maui, grazie, grazie. Allora, noi continuiamo, insomma, rispetto a questa novità è bene assolutamente che se ne parli. Allora, lei ovviamente, lo abbiamo già detto con Maui, lo sa bene anche lei che appunto non è più possibile fare riprese a quelli che sono gli allenamenti. Ma... per quanto riguarda i tifosi. Sì, ma credo che il fatto non c'ha ragione di esistere, perché se no si dovrebbe proprio abolire l'accesso agli allenamenti, perché come fai? Lei si è reso conto se ci sono o meno delle forme di controllo, perché gli spalti sono davvero sempre molto piani, quindi tenere, insomma, sorvegliare ogni singolo tifoso è praticamente impossibile. Poi non lo so, a me mi sembra una cosa che non ha senso. Lei sa se è stato riferito a una norma? No, non lo so. Non so, ma non credo che ci sia una legge che possa proibire l'uso del telefonino al campo. Cioè, mi sembra un'assurdità, sinceramente. Va bene, allora, grazie.